Ciccetti. Brown the Rock. Join the club. Era una trasmissione destinata a rimanere famosa. Good morning, bra. Good morning, bra. Martedì 4 maggio 2021, ma come amiamo dire noi in inglese, formaggio, la festa, la festa. Io temevo che tu partissi così e eri proprio fatto. Vabbè. Battuta che scontata, che non si sentiva. No, io la voglio pagare a prezzo pieno, perché mi fai lo sconto. Allora, buongiorno, ma chi dico buongiorno? Buongiornissimo a tutti i radioascoltatori. Addirittura. Eh sì, e se ci volete scrivere, a che numero lo dovete fare? A questo qua. Ma quello, dai. 349 1927726 349 1927726. Hai visto il fortunato come mi agevola il jingle così, è davvero professionista qual è? Con un dito, pensa con un solo dito. Vabbè, non lo posso dire perché siamo ancora in fascia protetta. Non dire nulla, io ti dico che cosa oggi... Cosa potresti fare con due dita? Cose incredibili. E con tre? E con quattro? Meglio non dirlo. Oggi ricordiamo San Ciriaco di Gerusalemme. Proprio lui, sì, grande Ciriaco. Si muoveva per le vie di Gerusalemme. Comunque, circospetto, ma non troppo. Non troppo. No. Poi non dare nell'occhio. Poi era un bel ragazzo comunque. Sì, sì. Ma uno che si chiama Ciriaco, cioè o sei bello. Tutte le ragazze di Gerusalemme qua. Ah, hai visto, c'è Ciriaco. C'è Ciriaco, Ciri. Peccato che sia un santo, ovviamente. Il Ciri. Va bene. Allora, quest'oggi tantissime robe da matti. Ne abbiamo scovate un'infinità in questo weekend. Perché noi siamo dei radomanti delle robe da matti. Sì, dei abbiamo cacciatori di robe da matti. Il robe da matti detector. Il robe da mattismo. Esatto. Noi abbiamo un meccanismo che quando c'è una roba da matti inizia a suonare e fa robe da matti, robe esatto, da matti. Esatto. Si illumina anche il naso di rosso. Esatto. Come l'allegro chirurgo, lo ricordi? Che quando sbagliavi. Allora partiamo con la musica, però, perché su invito della Capitol Records a Nashville, Jen Vincent registrava quest'oggi, 65 anni fa, proprio lavoro, dai, questa Robby. Canzone qua che ci andiamo ad ascoltare. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Big Bopper Lula, she's my baby. Big Bopper Lula, I don't mind my baby. Big Bopper Lula, she. My baby, da, my baby, da, my baby, da. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Be-ba-ba-ba-lula, she's my baby. Be-ba-ba-ba-lula, I don't mind my baby. Be-ba-ba-ba-lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. Let's rock again now. My baby, my baby, my baby, my baby.
certo Marco. Welcome to Casa Rock. Yes, ci scrive appunto Marco. Così volevo dirlo perché, sì, infatti, per quello. Nuovo ascoltatore, un certo Marco R. Puntato. R. Puntato. Chi possa essere, il quale ci scrive ladri. Sì, perché probabilmente voleva aprire la puntata di quest'oggi delle 17 di Casa Rock. Ma puoi farlo, Marco. Tu lo conosci? Assolutamente, allora ti diamo il permesso. Lo metto nella lista. Mettilo nella lista, amici. Bro, assolutamente. Cazze, qua. Marco R., io scriverei Rock. Marco Rock, sì, ci sta, ce l'abbiamo. Ciao Marco, benvenuto nel nostro palinsesto, nella nostra radio. Palinsello. Palinsesto, è un piacere averti con noi. Seguici, continua a seguirci. E continua a scriverci. Fatelo tutti al 349-192-7726. Quest'oggi dicevamo tante robe da matti, ma anche un ospite, perché alle 11 arriva un graditissimo ospite che ci fa molto piacere avere qui nei nostri studi. Certo, certo. Ve lo sveliamo nell'andazzo della puntata. Sì, così. Però potremmo darvi qualche indizio strada facendo. Sì, magari. Vedrai, sì, che non sei più da solo, eccetera, eccetera. Certo, ok, quello era Claudio, vero? Sì, esatto. Baglioni, giusto, giusto. Però è un personaggio che è molto molto conosciuto qua in zona. Sì, qua in zona parecchio, dire. Assolutamente. Assolutamente sì. Allora, però partiamo con una nuova, una roba da matti, perché io ne ho veramente tante quest'oggi. Finalmente. Ma robe da matti. Robe da matti. E dove andiamo? Dove andiamo se non nella mitica Calabria, che si sta rivelando essere veramente un bacino di robe da matti incredibili, perché ne sono successe e ne succedono di tutti come i colori. Come si dice robe da matti in calabrese? Robe da matti. Bravissimo, hai detto bene. Molto perfetto, semplicemente bravo. Così. Cosa succede? Dobbiamo andare a Catanzaro, perché la questura di Catanzaro, con personale della Digos, della squadra mobile, del commissariato sezionale di Catanzaro Lido, quindi tutti hanno chiamato, capito? Anche i bagnini di Catanzaro Lido, hanno, su delega della Procura della Repubblica di Catanzaro, cosa hanno fatto? Hanno eseguito un decreto di perquisizione locale e personale emesso dal PM Saverio Sapia nei confronti di che salutiamo. Alcuni soggetti che in località Corvo di Catanzaro, attenzione, si sono... Deve essere un posto bellissimo, Corvo di Catanzaro. Non lo conosco. Bellissimo, arroccato sui monti, nero. No, Corvo. Sinceramente sei già stato? No, mai. Sono stato a Catanzaro, ma non a Corvo di Catanzaro. Cosa succede? Che questi soggetti si sono autoproclamati appartenenti alla Repubblica Teocratica del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio. Ecco, e voglio sfidare chiunque possa mettere in discussione questa neonata Repubblica. Esatto. È successo che nel corso della perquisizione all'interno della sede, perché hanno anche una sede, c'è anche un sito web che vi invito ad andare a visitare, sono stati sequestrati diversi documenti personali rilasciati dal predetto fantomatico organismo, con tanto di attribuzione di titoli. Difatti, quando sono arrivati... Addirittura... Sì, quando sono arrivati quelli della Digos a presentarsi, come a fare la perquisizione, qualcosa, no? Praticamente si sono presentati come ministro dell'interno e ministro, senatori addirittura. Tra loro c'era anche un ex poliziotto. No, ma Roby, guarda, secondo me tu sei un cattivo profeta o un buon profeta, perché lo sai che tra un po' ci becchiamo Fedez in politica? Chissà, voglio dire, le robe da matti le vedremo molto presto. Ne abbiamo già viste negli anni. Accertamenti svolti presso il ministro degli affari esteri hanno attestato l'inesistenza di alcuno stato denominato Repubblica del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio. Adesso sono in corso accertamenti e verifiche su ulteriori attività, perché i soggetti identificati non mollano. Io sono il ministro degli interni di questo stato, sì, autoproclamato, perché probabilmente c'è questo territorio nell'Antartico che non ha una vera e propria proprietà, e quindi loro se sono presi. Ci sono tutti i documenti. Hanno fatto bene. No, ragazzi, ormai è l'anarchia più totale. Vabbè. Le prossime elezioni voto Fedez, anche se non si presenta. Non io voto Fedez. Non dirlo, il voto è segreto. Sì, sì. Cioè, dai, Fedex, quei corrieri? No, Federer. Roger Fedez. Roger Fedex. Che è una roba. Andiamo con la canzone di Laura, prima rubrica di giornata. La canzone di Laura. Una melodia che ti starà in testa tutto il giorno. O forse anche di più. Allora, quando due grandissimi artisti uniscono, magari Roby, magari sto parlando di uno compianto perché non c'è più Lucio Dalla e l'altro ancora in vita, ovvero Francesco De Gregori, si mettono insieme e fanno un capolavoro. Ma perché la canzone di Laura stamattina è così? Perché il suo outfit stamattina ricorda molto l'outfit di questi due grandissimi durante questo concerto. Giù nel paese dei tropici, dove il sole è più sole che qua, sotto l'ombra degli alberi esotici, non ti immagini che caldo che fa. Gli
gli americani che spatriano si ritrovano tutti qua giù. Alle spalle una storia probabile di un amore che non vale più. E poi verso sera li vedi tutti a caccia una donna e via, che attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. E spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino di rum, e piangendo gli viene da ridere, ballo anch'io se balli tu. Laggiù nel paese dei tropici qualche volta fa freddo anche là, per un cuore che si è ammalato nel paese della libertà. Gli americani che spatriano fanno il verso alla nostalgia, raccontandosi senza crederci mille volte la stessa bugia. E poi verso sera li vedi tutti a caccia una donna e via, e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. E spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino e di rum, e piangendo gli viene da ridere, ballo anch'io se balli tu. Allora, devo dire una cosa. Sai che, Roby, io non ho peli sulla lingua, no? E devo dire... Vuoi vedere? Non c'è problema. Quando mi chiedono che cosa penso di Francesco De Gregori, ovviamente dico un grandissimo cantante, però non sono uno che impazzisce, ma... nella collaborazione con Lucio Dalla si sono dati entrambi delle cose incredibili, sono arrivati a dei livelli pazzeschi, allucinanti. Questi due insieme sono qualcosa che farà sempre parte della storia della musica italiana. E meno male, meno male. Ma adesso dobbiamo andare a parlare invece di una storia che è quella che vi sto per raccontare, una storia che sembra veramente uscita da un episodio di Black Mirror, cioè la serie TV che conosciamo, che io ho visto tutti i trailer. Sì, immagino, bellissimo. Immagino. Sembra veramente una storia che arriva da Black Mirror, perché questa storia accaduta nella realtà ci racconta di un ragazzo russo che è rimasto incastrato in un reality show cinese. No, ma perché? Attenzione. Ma questo reality show aveva lo scopo di formare una nuova boy band. Ok, okay? E già deve essere un interesse incredibile. Cosa succede? Che lui però non ce la faceva più di vivere in questa vita, chiuso negli studi, tra gli studi e le stanze. Stava sclerando e supplicava i telespettatori di eliminarlo. Ma in cinese o in russo? Questo non lo so. Peccato che gli spettatori non lo eliminavano nonostante proprio le sue suppliche, ma perché non capivano, quindi lui non poteva lasciare per propria volontà, perché altrimenti avrebbe dovuto pagare una penale, quindi è rimasto incastrato in questa realtà virtuale. E poverino è andato fuori di testa, poverino. Lui si chiama Vladislav Ivanov, un modello part time di 27 anni. Indovina un po' di dove. Aspetta, innanzitutto io ho già capito di dove, ma modello part time me lo devi spiegare. Vladivostok. Vladivostok, bravissimo, perché lui è proprio di Vladivostok, città russa. Stava lavorando allo Show Produce Camp 2021 come traduttore, quando i produttori lo hanno notato per il suo bell'aspetto. Un bel ragazzo, Vladislav. Sono gente figa. Soprattutto si chiama Vladislav anche, vabbè. Gli hanno chiesto di iscriversi come concorrente. Ti piacerebbe sperimentare una nuova vita? È stato chiesto al ragazzo, che inconsapevole di cosa avrebbe comportato quella svolta, ha accettato, ma il pentimento è arrivato quasi subito. Vladislav voleva mollare, ma se fosse stata una sua scelta avrebbe dovuto pagare una penale per sciogliere questo contratto.
Allora ha iniziato a implorare gli spettatori affinché lo eliminassero. Si esibiva male nella speranza di essere però, espulso. Allora, nel mondo attuale e moderno, più fai schifo e più piaci, quindi ovviamente è diventato l'idolo. Esatto. Però questa strategia non funzionava. Il pubblico continuava ad affezionarsi, a prolungare il suo percorso, e dunque quello che per lui era diventato un vero e proprio calvario. Il format del programma ha avuto origine in Corea e metteva l'uno contro l'altro giovani artisti allo scopo di formare una boy band internazionale. Niente, lui cioè, le ha provate tutte. Ti giuro che mi è venuta una curiosità incredibile di andarlo a vedere. Le ha provate tutte, non ce l'ha fatta ed è addirittura arrivato in finale. No, ok. Nel giorno del verdetto, davanti alla telecamera, ha mangiato un limone con fare molto scontroso. Non sto scherzando, ha ripetuto serio. Voglio perdere. Esatto. Uscire. A un passo dalla realizzazione dell'incubo, la fine è arrivata. Il ragazzo è stato eliminato, scongiurando così il rischio di rimanere incastrato in una boy band. Meno male, è andata bene. Vabbè, c'è qualcuno che insinua che questa si sia trattata di una trovata pubblicitaria proprio per il modello, che ha decisamente incrementato la sua notorietà. È arrivata fino a noi, quindi di conseguenza. Certo, pensa che così c'è è un stato. Certo artista, tra virgolette, italiano, che è dovuto andare sul 1° maggio con un cappellino della Nike a fare un discorso, hai capito? Per incrementare le sue già enormi visualizzazioni, follower. Beh, non è la prima volta che lo fa, non l'ha fatto per incrementare le visualizzazioni. Ma non sto mica parlando di Fede. Ah, no, di chi? Di te? Sto parlando di me. Ah, ok, scusi. Scusi. No, ho visto che lei questa stamattina ha fatto una foto in canottiera per aumentare i miei follower, ma non mi spiego come questa foto non abbia neanche un like. Avresti dovuto fare il moonwalking. Ma certo che lo faccio. Oltretutto, lo sai che Michael Jackson il moonwalk l'ha copiato da un uccellino? Certo, è quello della pubblicità dell'acqua oliveto. Ah, c'è un uccellino che balla il moonwalk per fare colpo sulla tipa. È il birdwalk. Che è un'altra roba. Questo è il Thriller. Vai, vai. Michael Botti. Sorry, I am Michael Botti. Yes, the owner of Moonwalking. So I want to fuck you. Yeah.
Non so a te, ma a me faceva una paura il video di questa canzone. Scusa, sto parlando con un mio fan che sta parlando qua nella strada. Allora, sì, devo dire una cosa, un aneddoto su Michael Jackson, se posso, Roby. Michael Jackson, ovviamente non è più tra di noi, e forse viene ricordato... Forse non è più tra di noi, perché no, sai che c'è la leggenda che sia con Elvis, Marilyn Monroe, Moana. Tu come lo ricordi Michael Jackson? Come un grande cosa? Beh, è un grande ballerino, una delle voci ballerino più belle probabilmente. Ballerino, volevo arrivare musicale lì, perché mi ricorda una festa che c'è stata tanti anni fa in cui ero molto giovane e si è protratta anche il mattino dopo, e il mattino è partita una playlist di Michael Jackson e abbiamo ballato tutti ballavano. Come lui? Non credo. No, però è tipo, comunque quando c'è un pezzo di Michael Jackson anche noi adesso abbiamo ballato anche noi, presi bene, abbiamo fatto dei moonwalking, cappellini che svolazzavano. E non dimentichiamo di Quincy Jones quando parliamo di Michael Jackson, perché lui è stato il produttore di tutti i pezzi di Michael Jackson. Difatti questo pezzo è prodotto proprio da Quincy Jones ed esce nel 1983. Dicevo prima, il video, quello con gli zombie, te lo ricordi? A me faceva una paura bestiale. Io ero piccolino, un bambino. Però quanto era piccolo, piccolo. Però lui, oltretutto, lui è l'unico nel video ad avere questo costume rosso. Sì, rosso sì, rispetto agli altri che invece sono tutti tenebrosi. Te lo ricordi? C'era anche il videogioco di Michael Jackson. Oh sì, bravo. Era incredibile. Tutti lo volevano, però era quello che costava di più, mi sa. Mi sa di sì. Andiamo avanti con le robe da matti, perché quello che è successo qui vicino alle nostre zone, siamo a Farigliano, vicino a Carù, quindi a Farigliano, dove ci sono tutte le stalle lì. Ma sì, lì c'è davvero. Quando c'è il bue grasso a Farigliano è una roba che guarda pazzesca, proprio pazzesca. Cosa è successo? È successo che chi si fosse trovato per le strade di Farigliano e avesse visto sfrecciare a bordo di un trattore niente proprio di meno che Darth Vader. No, non ero io. Se sfrecciavo non ero io. Ti rendi conto? Tu sei lì tranquillo, fermo al semaforo, e ti passa davanti un trattore guidato da... E sai cosa dici? Ho esagerato con la droga. Sì, probabilmente sì. E invece no, perché? E invece no, perché probabilmente perché i girasoli di Farigliano da oggi hanno un testimonial davvero d'eccezione. È stato avvistato sui campi appena seminati un particolare Darth Vader. Sappiamo tutti chi è Darth Vader, il leader della morte nera. È quello che ha vinto 20 titoli del Grande Slam. No, quello è Darth Federer. Un altro. E poi c'è Darth Fedez anche. Esatto. Personaggio simbolo di Guerre Stellari, che a guardarlo bene sembrava però più una riproduzione dell'ormai famoso Posaman. Il costume. Sì, allora in questo bellissimo video che trovate online sulla pagina Facebook Girasoli a Farigliano, il supereroe, non era un supereroe, però passa in rassegna tutti i bar ed i locali del centro, ma a causa del suo nero mascherone non riesce a bere una birra, non ce la fa proprio. Povero fisicamente, Federer, capito? Neanche a mangiare un gelato. Stanco e stufo del Covid e del periodo grigio che ormai viviamo da oltre un anno, il supereroe salta su un fiammante trattore rosso fuoco e a tutta velocità si fionda sui campi, dove inizia a seminare i girasoli, che sono i fiori del buon umore e simbolo di rinascita. Bello. Hai capito? Il girasole è un fiore meraviglioso. Io li ho piantati adoro in giardino, sto aspettando che crescano. Lo so, me li hai fatti anche vedere. Speriamo. Poi te ne regalerò uno. Comunque, Roby fortunato che col pollice verde fa ridere. Capito? Cioè, è incredibile pensare che tu possa avere un giardino. La zappetta. È qualcosa che quando l'ho visto la prima volta mi sembrava stridere così tanto con una realtà che ancora oggi non ci credo. I pomodorini, cioè le piante, ma robe da matti. Ognuno nasconde le cose. A proposito di robe da matti, amici, se anche voi avete robe da matti detector, scriveteci il nostro numero di telefono, perché noi siamo affamati di robe da matti. Bravissimo. E voi potete aiutarci come fate spesso. Grazie. E allora ricordiamolo: 349-192-7726. Ma adesso, oggi è giornata veramente di capolavori, perché vi devo far ascoltare un brano che nel 1959 vinceva la primissima edizione dei Grammy Awards. No, e allora quando questo signore pugliese è andato al Festival di Sanremo lo pigliavano tutti per il culo. Cioè, renditi conto. No, perché dicevano: questo è arrivato questo dalla Puglia, questo pezzo che sei i vari Gorni Kramer. E poi lui l'anno dopo era in tournée in America. Quello che è forse l'inno d'Italia. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh,
tutto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu. Allora, questa è veramente la canzone più importante della musica italiana, per un semplice motivo: perché ha simboleggiato il punto di rottura tra la tradizione della musica swing di importazione americana che c'era in quegli anni e dei due autori, perché questa canzone qua è sia di Modugno ma di Franco Migliacci, che è ancora in vita e che insieme hanno prodotto il testo di questa canzone, che è veramente conosciuta in tutto il mondo, che non puoi non cantare quando parte. Non puoi, cioè, se tu vai in Corea, sì, per dire, vai dove vuoi, no, a Vladivostok, e prendi andrei una chitarra e canti questa canzone, si ferma qualcuno, se la canti bene ovviamente, dice: ah, questa la conosco. Sì, 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 cioè, questa è la cultura italiana che può essere esportata in ogni dove. Cioè, questo è siamo ai livelli di Despacito, è un patrimonio, non tutti bestemmiare, Roby, è un patrimonio inestimabile. Una battuta, ma andiamo, altra roba davanti, ci spostiamo in Campania adesso, in provincia di Salerno, nel Cilento. Perché cosa succede? Succede che un signore è uscito in giardino, no? Ed è un po' di tempo. Per chi è il giardino fortunato, esatto, come te lo può fare? Giardino, oltre che giardino. Tu sei sia giardino che fortunato. Anche l'orto, aveva tutto questo signore. Cosa succede? Succede che lui era stato attaccato sovente dai cinghiali. Allora a un certo punto, quando ha visto che nella vegetazione c'era un'ombra, che si muoveva, ha impugnato il fucile e ha sparato un paio di colpi. Peccato che era la moglie. No, dai. Moglie che fortunatamente non ha riportato gravi lesioni, è stata ferita a una spalla, però tutto sommato è andata ancora bene. Sì, ma è andata così. Cosa? Io mi immagino il caffè con le amiche: ah, ciao cara, come stai? Ma niente, tutto bene, so che mio marito mi ha sparato scambiandomi per un cinghiale. Poi per il resto tutto bene. Allora, bisogna vedere, i casi sono due. Allora, o il marito ha approfittato, tra virgolette, no, del, oppure effettivamente la moglie non è così carina. Non è forse così, cioè, in forma. Vabbè, ma questo cosa c'entra? No, okay. Non farmi il maschilista fortunato. No, questo non è essere maschilista. Scambiare altro, la moglie per un cinghiale può capitare a tutti. No, vabbè, vuol dire che forse hai bevuto troppo. Ecco. Anche magari stavi guardando un documentario di Super Quark e non hai capito bene cosa succedeva. Il fatto è avvenuto a Perdifumo.
Ecco, hai capito? Mi piaceva il nome, della... capito. Il nome della località, non mi dispiaceva. E allora, visto che stiamo parlando di animali, dobbiamo parlare anche di pappagalli. Oh, i pappagalli che sono... il nostro Moroni ha un pappagallo, per sì, dirtene esattamente, una, no? Esattamente, il pappagallo è un animale molto bello, molto intelligente. Pensate che addirittura un pappagallo che si è perso qualche giorno fa, non è che si è perso, semplicemente ha optato per la fuga. È andato a farsi un giro e i pappagalli non hanno il coprifuoco, quindi possono fare il volo notturno. Allora, cosa è successo? Che i poliziotti che lo stavano cercando, perché ovviamente i proprietari di questo pappagallo hanno fatto denuncia, si sono ritrovati il pappagallo appollaiato sulla loro volante. Lui ha detto praticamente: eccomi qua, sì, mi sono fatto un giro, adesso riportatemi tranquillamente salutiamo a casa. Salutiamo il nostro amico Pietro, in questo momento stiamo salutando in diretta. Assolutamente, lui che si adopera a pulire le strade della nostra cittadina con un aspirapolvere fantastico. Gigantesco, tra l'altro, veramente molto bello. Va bene, andiamo un po' negli anni 90, perché andiamo ad ascoltarci la bellissima, io ero innamorato questa di Natalie in Puglia. Natalie in Puglia. È proprio Natalie, bellissima ancora adesso. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Has one drive. Diventare come Fedez. Ma pensavo come me. No, come te è impossibile. Sei troppo, no, per infatti. Me sei irraggiungibile, no. Però voglio diventare come Fedez. Ineguagliabile. Lupin. No, vai. Allora, volendo diventare come Fedez, anche io sto cercando dei follower, delle persone, degli highlikers. Seguite Dottor Botti su Instagram. No, ma dai. Non solo, su Facebook ho appena pubblicato una cosa stupida, esattamente come quella di ieri, dove scrivevo una frase che recita: non è stupida. Non è stupida, ma non serve a niente.
niente. Ma come? È un, sapere. È un dato statistico. È un dato statistico. E oggi andiamo con un'altra roba da matti. Quindi se c'è qualcuno su Facebook, le robe da matti che leggete su Facebook sono anche le stesse che diciamo poi in trasmissione. Lo sai qual è il mezzo di trasporto più sicuro? I piedi. No. La bicicletta. No. Il monopattino. No, sono le carrozzine per neonati, per i bambini. Vabbè, allora, è una notizia che non serve a niente sapere, ma io ve la voglio dare. Questa è una roba da matti. Sì, in effetti chi sì. Se ne frega, cioè uno può obiettare giustamente, chi se ne frega di sapere che la carrozzina per bambini neonati è la più sicura, ma io ve lo dico lo stesso. Ve lo dico lo stesso, quindi adesso lo sapete. E vai. Grazie, ti ringrazio. Figurati. Adesso è arrivato il momento di una commemorazione, perché il 4 maggio del 1949, come sappiamo tutti, a Superga succedeva quel tragico incidente che vedeva coinvolta la squadra degli Invincibili. Solo il fato li vinse. Esatto, come scrisse Indro Montanelli, una frase bellissima: i ragazzi crederanno che il Torino non è morto, è soltanto in trasferta. Questa è una delle frasi più belle scritte nella storia del giornalismo, della cronaca sportivo e non sportivo, ovviamente. Grande Torino, sì, perché comunque è stato un incidente incredibile, assolutamente, che ha coinvolto tutti i giocatori. È un caso particolare, forse adesso non ricordo chi di preciso, ma c'era un giocatore che non era andato in trasferta e rimase l'unico sopravvissuto praticamente di quella, sì, di quella tutti. Squadra tragedia che ha visto un evento simile poi anni fa in quella squadra brasiliana che adesso mi sfugge il nome. Ma un evento che è simile nella musica è il caso di Lennart Skynyrd, dove solo uno si è salvato. Pazzesco. Comunque questa squadra che viene considerata una delle formazioni più forti della storia del calcio, che diede la nazionale italiana in quel periodo era composta interamente dai giocatori del Grande Torino, cioè ti rendi conto? Cioè noi andavamo in giro per il mondo tutta a giocare. Tutta la nazionale era del Torino. Era pressoché quasi tutta la nazionale, era lo zoccolo duro, diciamo, della nazionale, il Grande Torino. Succede questo bruttissimo incidente e allora io vorrei commemorare e mandare un abbraccio a tutti i tifosi del Toro, ma non solo, a tutti gli amanti del calcio, sì. e a tutti. Non a quelli dell'Inter, perché eravate un po' in troppi. Vabbè, anche a loro, anche se effettivamente potevate risparmiarci questi festeggiamenti. Porca miseria. Va bene. Questa canzone è scritta da Senso Unico, questo è il nome di questo artista, il progetto di questo artista, si intitola Quel giorno di pioggia ed è proprio dedicato a quella giornata. Il finale è bellissimo, io avrei voluto leggere quest'oggi i nomi di tutti i giocatori deceduti in quel tragico episodio, ma lo fanno direttamente in questa canzone. Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché. Vita che scorre pian piano, lontana da te. Quel giorno di pioggia tu forse ricordi qual è. Quel giorno di pioggia tu forse ricorderai che. Giorno di pioggia la stanza era densa, la tua espressione era di circostanza, le mani mai ferme portate alla bocca, quegli occhi tuoi gonfi guardavano me, io risi poi piansi, fai un po' come vuoi, la pioggia batteva sul viso tra noi, batteva sul nostro dolore. Vivo che mai. Quel giorno di pioggia tu forse lo ricorderai. Quel giorno di pioggia tu forse non lo scorderai. Quel giorno di pioggia non pioverà più. Col tempo si cambia. Cambierai tu, si cambia con forza o forse non so, si cambia per forza ma non scorderò, quel giorno di pioggia lo schianto nel cielo, che spense in un lampo il Grande Torino,
quel lampo che porta il ricordo di chi non c'è più. Quel giorno di pioggia io spero non torni mai più. Quel giorno di pioggia io credo non tornerà più. Amore, io esco. Vado a fare shopping da Level 11. Di nuovo? Ma ti sei già comprata 8 reggiseni, non ti bastano. Ma guarda che da Level 11 trovi molto altro. Pigiami, tute e da quest'anno anche tantissimi capi d'abbigliamento delle migliori marche. Coconuda, Artigli e tanti altri. Ma come al solito, per noi uomini, nulla, eh? E invece ti sbagli, perché da Level 11 anche tu troverai qualcosa da acquistare, ne sono certa. Che aspettiamo allora? Andiamoci insieme. Intimo, pigiameria, homeware per uomo e donna e abbigliamento. Level 11 è a Bra, in via Vittorio Emanuele 215. Tesoro, ma un locale vicino vicino per un buon aperitivo? Certo, cara. Vicino è divino. Personal sommelier, vasta scelta di curiosi vini al bicchiere, accompagnati da stuzzicherie che ti sorprenderanno. Vicino Divino è a Bra, in via Cavour 43, ma è anche sul web. Acquista online su www.vicinodivino.it. Ottima scelta, caro. Avevi proprio ragione. E sai che ti dico? Prendo anche un paio di bottiglie da bere stasera con gli amici. Ah sì? Allora per me una bottiglia di champagne, ma non ti dico con chi la bevo. Brown the Rocks. Join the club. Questa canzone vi è offerta da Gian Andrea Tropini, specialista del verde, giardinaggio e non solo. Per info e contatti visita il sito web www.gatspecialistadelverde.it. Il succo che hai ragione, sono una troia la peggiore. Di colpa di un tipo, un endover dura due ore. Cos'hai visto? Una coppia? Io ho visto due persone sole. La gente starebbe un po' meglio a capire che cazzo vuole da sto cazzo di amore. Ma cosa vuole in cambio? Mi spiego. Tu faresti a cambio, ci credo. Io invece non cambio, non è che ricambio. Sto solo cercando un rimedio per fare buon viso a cattivo gioco. Non c'è un solo tuo sguardo che sei innocuo. E non sei stata niente di speciale, no. Ma neanche un errore. Sei solo un'ottima scusa per uscire a bere e incontrare persone. Non sei stata niente di speciale, no. Ma neanche un errore.
sei solo un'ottima scusa per portare avanti la conversazione. Come questa hai ragione, tu presta attenzione, confessa, non resta che l'estradizione per tua stessa missione dentro questa prigione. Confessa, non resta che l'estradizione. Abbiamo comunque raggiunto un buon risultato. Era venuto il dubbio di essermi autoinvitato. A te serve un uomo sicuro che si senta arrivato. Io avessi saputo che c'eri mi sarei pettinato. Poi te ne lavi le mani come Ponzio Pilato. Forse ci serve una scusa per sentirci a disagio. E se la risposta pronta è perché mi sono allenato, perché mi sono alienato. Detto così in senso lato e non sei stata niente di speciale, no. Ma neanche un errore. Sei solo un'ottima scusa per uscire a per incontrare persone. Non sei stata niente di speciale, no. Ma neanche un errore. Sei solo un'ottima scusa per portare avanti la conversazione. Come questa hai ragione, tu presta attenzione. Confessa, non resta che l'estradizione per tua stessa missione dentro questa prigione. Confessa, non resta che l'estradizione. Non mi serviva chissà quale musa, basta una che dica qualcosa. E non deve essere una cosa eclatante, detto con quella bomba fanculo elegante. Ma non mi serviva chissà quale musa, basta una che dica qualcosa. E non deve essere neanche interessante, c'è il senso della vita in cima a quelle tre gambe. Ma non mi serviva chissà quale musa, basta una che dica qualcosa. E non deve essere una cosa eclatante, detto con quella bomba fanculo elegante. Ma non mi serviva chissà quale musa, basta una che dica qualcosa. E non deve essere neanche interessante, starei ora a guardarla che accavalla le gambe. Niente di speciale, no, ma neanche un errore. Niente di speciale, no. È un po' come te, Botti. Te la dedico. Niente grazie. Di speciale, ma neanche un errore. Grazie, dai. Grazie. Forse è la cosa frase più bella che vi abbiano mai detto. Sì, e messaggi 349-192-7726. Esatto. Allora, e intanto è arrivato il nostro ospite. È arrivato il nostro ospite, caldissimo. Ma prima leggiamo i messaggi. Mi sono perso il mitico Jess. Ricordiamolo, sarà qua ospite insieme al suo socio Nader venerdì per venerdì presentarci questo bellissimo disco che è uscito da poco. 16.59 dei Follis. Già tardi così? Il tempo vola. Ah no, io vedo quando le 10.54. Il tempo vola, ciao belli. Belli, non so, intende noi? Ma sta scrivendo noi? Ma ha sbagliato radio forse, ciao belli. Hai sicuramente sbagliato radio. Oggi non riesco ad ascoltarvi, no. Ma è gesto? Paranoia, sì. È gesto? No. Perché qua non prende, ma cercherò di portare la bandiera di Brown the Rocks. Scusa, una battuta, che brutto gesto. Sì, davvero. Beh. Ragazzi, allora è stato un piacere, ci vediamo domani. Sei veramente, sei una sagoma. Grazie. Sai che sei una sagoma? Quindi portare la bandiera di Brown the Rocks in bici sul Colle della Maddalena. Ragazzi, Jess è uno sportivo. Tanto di cappello. Jess è un grande sportivo. Gli ho visto fare delle cose incredibili. Domani vi dirò se ce l'ho fatta, ma che vada porterò la bandiera in qualche osteria di montagna. Ecco. Sicuramente così. No, poi lui è meglio. Uno che si arrampica fa paura. Cioè, no, si arrampica, ma sugli specchi? No, io l'ho visto fare delle robe sul balcone. Addirittura. Tipo strano. Ma tipo con i Babbi Natale. È strano, nel senso, è strano vedere un ragazzo così fisicamente preparato. Ah, esatto. Ok. Mamma Nunzia, buongiorno, buon inizio settimana a tutti. Ciao mamma. Fiorella, cucù, precisazione per la carrozzina, quindi fa piacere che ormai sto diventando come Fedez, se non meglio. La carrozzina dei bimbi che sia sicura dipende dalla mamma che la conduce. Hai ragione. Questo indubbiamente. Va bene. Allora, posso andare avanti con un'altra roba da matti? Ma visto che abbiamo parlato certo di pappagalli, vi parlo di questo pappagallo particolarmente intelligente, perché nel 1977 la dottoressa Irene Pepperberg, sempre lei, Pepperberg, decise di iniziare una serie di esperimenti per verificare l'intelligenza degli uccelli. Prima di questi cosa c'è? Allora, vai avanti. Anche gli uccelli sono intelligenti. Sì, vai avanti. Prova a chiederglielo. Prima di questi studi, queste creature non erano considerati animali intelligenti, ma grazie al pappagallo Alex, il cervello dei pennuti venne totalmente riconsiderato. Il pappagallo cenerino è stato addestrato da questa dottoressa per 30 anni. In questo lasso di tempo, il volatile dimostrò una grandissima intelligenza
che poteva essere paragonata a quella dei delfini e delle grandi scimmie. Vedi che i delfini tornano sempre comunque, e poi ce n'è anche un'altra sui delfini dopo. Queste creature universalmente conosciute come sinonimo dell'intelligenza animale. Cosa succede? Succede che Alex correggeva i suoi stessi addestratori, che sbagliavano di proposito durante una conversazione, e si esercitava anche con le parole da solo, e veniva utilizzato per addestrare altri pappagalli. Pensa che è stato il primo caso, Stecco Ducalis. Esatto. È stato il primo caso, Alex, di un volatile, in particolar modo di un pappagallo, che riusciva a distinguere una chiave di plastica da una di metallo. Uno dei momenti più impressionanti e storici fu quando Alex, dopo essersi visto in uno specchio, sai cosa chiese? Di che colore sono? Se lui voleva sapere di che colore sono. Cioè, ti rendi conto che un pappagallo che parla e ti chiede... Cioè, più intelligente di te, Bossi. Sai che ti voglio bene, ma non puoi mettere il pezzo, che non ce la faccio più. Perché non ce l'avrei più? Ti ho fatto ridere. Ti ho fatto ridere, perché sono troppo serio. Tutto l'intervento mi ha fatto ridere. Comunque, il povero Alex morì in modo inaspettato il 6 settembre 2007 all'età di 31 anni. E le sue ultime parole dette alla dottoressa Peppenberg... Io ne so quali sono, non posso dirlo. No, furono queste qua. Minchia, che proprio le crisi. No, le sue ultime parole furono: fai la brava, ci vediamo domani. Domani ti amo. Cioè, ti rendi conto? Un pappagallo, cioè di un'intelligenza, pappagallo Alex, decisamente superiore alla tua. Pappagallo proveniente dalla Toscana. Sì, dalla Toscana, che molti conoscono. Esatto. Allora ragazzi, adesso arriva l'ospite, siamo caldissimi per accoglierlo. Nel frattempo, un pezzo che ti faccio annunciare, Robby. Un po' di sano rock and roll, Fratellis, Chelsea Dagger. Chelsea, Chelsea, I believe in when it's out, so slowly.
Coimbra, questa trasmissione che va in onda dal martedì al venerdì dalle 10 a mezzogiorno e vi tiene compagnia, almeno ce lo auguriamo che vi tenga compagnia. Sì, no, noi ce l'auguriamo, ma se non vi tiene compagnia, ditecelo. A 349-192-7726. Esatto. Potreste dirci che siamo delle persone che non tengono compagnia, ma nel momento in cui lo dite vuol dire che ci state ascoltando. Infatti, quindi, allora accennavamo prima, dopo aver parlato del pappagallo Alex, che ti ha fatto così sconquassare dalle risate. Il pappagallo Alex è uno pappagallo che quando viene lasciato libero dice così tanta roba. Sì, dice esattamente così. Abbiamo detto di delle creature molto intelligenti e voi sapete che noi abbiamo un amore sconfinato per una creatura del mondo marino che però è anche un mammifero e soprattutto un mammifero, stiamo parlando del delfino. Bello. Questo animale che ci fa impazzire per le sue stravaganze, per le sue abitudini. In Australia succede che c'è un delfino che si chiama Mystic, no? Un delfino mistico. Bellissimo nome, che ha scoperto una cosa particolare, e cioè che se lui porta dei doni ai turisti, i turisti stessi ricambiano con altrettanti dandogli da mangiare. Allora lui cosa fa? Si inabissa nel fondo del mare, in fondo al mare. E torna su con dei regali, delle conchiglie, un polipo, stella marina, anche un pesce patate, palla, polipo e patate con un po' di prezzemolino sopra, vai con un filo di limone e dai, fai bella figura con tutti, dai. Lui 29 anni, esemplare maschio, quindi nel pieno della sua 29 maturità. Anni ragazzi, quando avevo 29 anni io dormivo 3 ore per notte. Andare. È molto abituato ovviamente alla presenza dei turisti che ogni giorno offrono loro colazione con delle gustose prelibatezze oceaniche. I turisti che vogliono fare questa meravigliosa esperienza vengono seguiti dai volontari del Barnacles Dolphin Center e del Dolphin Feeding Center, i quali forniscono loro il cibo e le indicazioni adeguate per fare in modo che nessuno possa nuocere a questi splendidi animali. Tuttavia Mystic si è sempre distinto dagli altri suoi amici, poiché ha sempre avuto l'abitudine di portare agli esseri umani che gli regalano da mangiare dei piccoli doni che trova sul fondo dell'oceano, come dei coralli, delle conchiglie o addirittura bottiglie antiche risalenti a chissà quale epoca. E per questo motivo i volontari del centro lo definiscono come un appassionato cacciatore di tesori. Bene. Hai capito? Allora, Robby, ti devo dire un numero, chiedo scusa a tutti i radioascoltatori, ma questo è un dato che bisogna dire. Vai. Ci stringiamo in fraterno affetto con i nostri amici thailandesi uomini, perché ti dico solo un numero: 9,43 centimetri? Sì. È la lunghezza media del pene tra i thailandesi. Amici, ci dispiace un casino. Questa è una notizia che veramente mi ha cambiato la giornata, guarda. Scusate, però questo era un momento dobbiamo fraternizzare con la Thailandia. Assolutamente sì. Intanto siamo arrivati a quello che è l'angolo dei giovani. Ciao, sono Carolina e oggi vorrei farvi ascoltare questa canzone. L'angolo dei giovani. E quest'oggi finalmente, dopo mesi che ho detto a mia figlia Carolina, ascolta Cypress Hill, a te che piace quel genere? Sì, vabbè, ma questa è la tua rubrica, non è quella di tua figlia. No, ho capito, questo gruppo che mischia hip hop a rock, a me sono sempre piaciuti un sacco, finalmente li ha scoperti anche Carolina, li ha inseriti in playlist e quindi Cypress Hill in Sand Brain. Cazzo nel cervello proprio, I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big bro. Oh, bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane.
come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head on the gram to the next town. They get mad when they come to raid my pad. And I'm out in the night, too scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane. Insane in the Brain, bello, questo pezzo mi è sempre piaciuto, bello, sì. Un sacco. Questo era l'angolo dei giovani, allora si è accomodato. Giovani più o meno, però l'angolo si chiama così. Ma 30 anni avrà sto pezzo, no? Tutti. Ah, siamo a fine anni, metà anni 90, secondo me. Inizio 30 ce li ha tutti. 30 di sicuro. Nel frattempo abbiamo il nostro ospite, sì, che si ha qualche problema col microfono, ma dopo lo agevoliamo e lo aiutiamo un attimo. Allora, io ho ancora una roba da matti riferita al nostro fantastico e amato mondo animale. Oh, che meraviglia! Perché dobbiamo, qua ci spostiamo di nuovo vicino a noi. Siamo a Moncalieri, dove per mesi e anni c'è stato questo gallo che ha disturbato la quiete dei cittadini. Addirittura lo sentivano nelle zone Vanchiglia e San Salvario. Solo un gallo, Moncalieri. Un gallo che pensa arrivava a cantare per quasi 300 volte all'alba di continuo. Che palle, si può dire. Allora, non sapevano più come risolvere questa cosa, ovviamente i proprietari del gallo stesso e i cittadini adirati per questo costante cantare, poi oltretutto a volume anche alto. Ed era anche intonatissimo. Esatto. Cosa succede? Succede che è stata trovata la maniera. L'hanno cucinato con le patate e le carote. No, perché esiste un'applicazione anche per i volatili da cortile. È una versione di Tinder un po' particolare. No, quindi sono state trovate queste due pollastrelle bianche, no? Ma veramente? Sì, molto carine, molto affabili. E lui non ha resistito alla tentazione. Non ha resistito. Questo ha fatto sì che lui, essendo tutto il giorno impegnato con le pollastrelle a fare quello che deve fare, ovviamente, risulta essere più stanco, più affaticato e quindi canta di meno al mattino. Quindi problema risolto, è rientrato in quel di Moncalieri. Non canta proprio più. Gli hanno chiesto come mai non canti più, guarda, consumato della carriera, sai com'è, ormai non ce la faccio più. È così. Allora andiamo spediti, andiamo nel nostro angolo reggae, perché dobbiamo andare in via Mucci, perché poi dobbiamo presentarvi sì, l'ospite. Non me frega me di cantare, no? Ma cantate voi, ha detto, voi. Chi se ne frega. Stazione di Radio Brande Rocks, stiamo per trasmettere la canzone di Claudio. Informiamo che il treno per via Mucci viaggia con un anticipo di 6 minuti. Ciao ragazzi, un saluto da Claudio Viamucci. Come possibile vorrei ascoltare sempre un pezzo reggae a vostra scelta, che tanto scegliete sempre dei bei brani musicali da ascoltare. Ciao. Ciao. Andiamo ad ascoltarci Black Uhu. Si legge così. Metti l'H, falla sentire. Sempre l'H, devi far sentire. Guess who's coming to dinner. Guarda come te l'ho detto bene. Però, l'angolo reggae di Radio Brown The Rocks. Tutto per via Mucci. Buon ascolto. The herb you brought for me, Natty Trader.
Time. Siete di nuovo in diretta alle 11:13 minuti. Questo è Good Morning Bra, questa è Radio Brown the Rocks. E finalmente è arrivato il nostro ospite. Però io lo presenterei in una maniera particolare. Allora, per lui il tempo non passa mai, e questo, questo dobbiamo dirlo. È sempre frizzante, simpatico, difatti, come me lo ricordavo. Ma difatti colgo l'occasione, perché io ieri ho fatto un post su Facebook e Monchiero, che non gli sfugge mai niente, perché Monchiero è come la suocera che si ricorda tutte le date. Sì, no, no? Lui è terribile. Allora, quando io ho messo una foto vecchia di Pony che suonava in arena, quando forse l'arena era ancora un ristorante prima che diventasse poi l'arena Boglione. Quando era ancora un cinema, cioè Pony già suonava. E Monchiero ha provveduto subito a scrivere: questa foto è di 12 anni fa. Vabbè, grazie Ale, grazie. Vabbè, lui è sempre molto, molto preciso. Adesso gli diamo anche volume, ma io prima voglio presentarvelo così, perché magari se io vi dico lui è Pony, ma chi è Pony? È questo qua, sentite un po' se vi ricorda qualcosa questo brano. Quante volte l'ho messo questo brano nei DJ set, quanti soldi DC Hi ti ho fatto guadagnare, caro il mio Pony, pazzesco. Io pazzesco. Ti ringrazierò sempre. Quel Rolex che hai al polso, e comunque no, puoi ringraziare. Quello è di Fedez, quello Rolex. Quello è di Fedez. Ciao Pony, come stai? Come stai? Molto bene, molto bene. Quante grazie. Volte l'hai sentito questo brano? Tantissime. Cioè, non endless, endless, come si dice. Non lo so, citavamo adesso che sono 20 anni giusti. Esatti, dall'uscita di questo
primo nostro chiamalo singolo. Pure capolavoro, perché chiamalo pure. Obiettivamente, grazie. Ci pensavo ieri sera, questo qua alla fine voi avete messo, tu e Giuliano ai tempi, sì, no? Sì, ovviamente, certo. Avete messo insieme quello che è il big beat insieme a, alle sonorità orientali, no? Di quello che dovrebbe essere un sitar, un sitar sì, modificato, ovviamente. No, è stato suonato per davvero? Sì, anche da un amico. È suonato in chiave rock e non in chiave. Ah, ho sempre pensato fosse tra virgolette indiano, quindi ha un'altra. Ha un altro tipo di esecuzione. Wow. Ha un altro tipo di esecuzione, quindi risulta più chitarristico. Però esatto. In realtà è un sitar a tutti gli effetti e tabla a tutti gli effetti. Quindi c'erano elementi, sì, è l'emulazione del big beat, perché allora ci eravamo un po' fatti coinvolgere dal buon Fatboy Slim. Bravo, esatto. E quindi ci eravamo un po' allargati, diciamo, in ambienti, in territori. Sì, c'è stato anche un album dei Chemical molto big beat. Vabbè, ma portato... da metà anni 90 fino al 2000. Quello è stato tutto il trend. Diciamo che comunque sono giovanissimo. Sono sonorità che non ci stanchiamo mai di ascoltare. A tutti gli effetti sono quei brani che uscissero oggi nessuno si scandalizzerebbe, suonerebbero moderni, no? No, questa è la bellezza, non possiamo più fare le feste di una volta. questo è il punto, okay? Questo sicuramente sono rock. Comunque, è fondamentalmente, rock, fondamentalmente la matrice è quella, la matrice assolutamente del big beat è rock, e quindi non morirà mai. Ai nostri microfoni, Pony in arte Montana, perché è un gioco di parole, no? Esatto. Tratto da Tony Montana, famosissimo, protagonista di un film, ovviamente. Allora, tu sei qui perché oltretutto mi hai dato una notizia fantastica, e cioè quella che a breve ci sono delle novità. Ci sono delle novità in arrivo. La novità è questa. Novità in arrivo, sì, così una piccola anticipazione: il 21 giugno uscirà il nostro nuovo album, Feel Good Productions, e dove ritorneremo su queste frequenze per raccontarlo meglio e per farvelo ascoltare. Assolutamente sì, ci stiamo già mettendo d'accordo. Siamo già fatti questa promessa. Possiamo rivelare la data? 21 giugno, d'estate. Grande data. Assolutamente, quindi Radio Brown the Rocks presumibilmente lo presenterà per primo. Guarda, io ho un ricordo bellissimo del 21 di giugno di qualche anno fa, mi sono potuto ubriacare più degli altri giorni, semplicemente perché la giornata durava di più, quindi ovviamente qualche minuto in più, nulla è lasciato al caso in queste decisioni. Allora, anni di esperienza. Pony, ci hai portato qualcosa da ascoltare quest'oggi, quindi andiamo subito ad ascoltarci qualcosa, così poi torniamo, perché io voglio sapere anche qualcosa in più riguardo a quelle che sono le tue passioni, perché noi sappiamo che non solo la musica è una delle tue passioni, ma un'altra è quella del vino, quindi voglio approfondire anche questo lato. Alcune le possiamo raccontare, altre le lasciamo all'immaginazione fervida dell'ascoltatore. 15 fervida. Secondi per dirmi qualcosa su questo brano. Ok, Stupid Disco è un brano che è stato prodotto per una compilation che è uscita nel 2009, un paio d'anni fa, 19, dove il concetto era quello di remixare il vintage, quindi electro swing, con tanti ospiti. È stato pubblicato e prodotto da me, tutto il disco e questo traccia anche, quindi buon divertimento. Stupid Disco, keep it up. Off in the disco. Disco, off in the disco.
Risaluto Sez, colpevolmente mi sono dimenticato di leggere il suo omaggio al grande Torino. Una cosa devi fare, leggere i messaggi. Ma io una cosa faccio e per giunta la faccio anche male. Ottimo, ottimo. Perché mi piace fare le cose bene. Dove va il nostro ospite? Intanto, si sposta. Si è reso conto di avere a che fare con un grandissimo lettore di messaggi, che sono io. E saluti a Pony dal nostro Marco Rock, che ci posta anche una bella foto del disco, appunto, della Feel Good, che è evidentemente in suo possesso, e ti saluta io. Ciao Marco. Sì, il vinile, messaggero. Il A presto, spero di vederti presto. Sì, lo vedrai, lo vedrai, sì, sì. Allora, benissimo, abbiamo ascoltato quindi Stupid Disco, questo brano bello. A me piace moltissimo questo electro swing, così. Mi piace veramente un sacco. Adesso io vorrei approfondire però anche... Fare, ragazzo, ci sta fare, bravo ragazzo. No, vorrei approfondire un attimino il lato quello più personale, emozionale, cioè quindi musica, abbiamo detto, abbiamo ascoltato qualcosa e ascolteremo ancora qualcos'altro. Abbiamo detto del nuovo disco in uscita 21 giugno della Feel Good Production, mi raccomando, scaricatelo illegalmente da tutte le piattaforme. Non che tanto si può non ci sono perdere. Più le piattaforme illegali. No? Le piattaforme illegali, no, sono defunte. No, è l'Isola delle Rose, sono l'ultima piattaforma illegale. No, comprate il vinile. Uscirà in vinile? Uscirà in vinile. Che bello. Allora sì, io lo prendo. Anche io, due sono già promesso. Limitate le copie. A due le nostre, a due facciamo tre, perché secondo me la prende anche Marco. Sì. Coppie numerate 5. Ok, non mi piace, due sono nostre, una mia e una di Giuliano, due vostre. Posso finite. Giuliano, e una la mettiamo sul mercato. Giuliano sarà all'ascolto, chissà. Giuliano, non l'hai detto? No, difficile, no, difficile. Non credo che lo salutiamo. Vi giriamo poi il podcast, dai, così sentirai i nostri saluti. Ciao Giuli. Ti salutiamo tanto. E invece chi magari è all'ascolto è il tuo socio e collega in quello che è l'altro settore, che è una delle tue passioni, e cioè il vino. Il vino, per due ragioni, lo bevo. E siamo in due, siamo in tre. In tanti. Mi lasciate fuori. Appassionatissimo, no, sia mai. No, guarda, sono un attimo offeso. Sia mai, Enrico, che ti grazie, lasciamo. Non escludiamo nessuno, noi, guarda. E quindi assolutamente. Lo bevi e lo vendi? Lo bevo e lo vendo. Sì. Ok. Vabbè, okay. Una passione ovviamente che arriva da un po' un'eredità della mia famiglia, che ha sempre fatto questo tipo di lavoro tra ristorazione e insomma vendita vino. E in uno spaziettino a Gallo Grinzane abbiamo aperto una piccola. Ma a Gallo Grinzane è quel posto lì che in questi giorni non sapevo caldo, che andavi caldo a parare, cioè. Un po' caldo adesso, per sdrammatizzare, come l'ho ribattezzato io, El Gallo. El Gallo sembra un po' sì, paese confinante con El Paso, sì, Tijuana, come entri Laredo, nella cittadina parte la colonna sonora di Ennio Morricone. Sì, sono esatto, anche le balle di fieno, esatto, che passano, esatto, sai, lungo esatto, la strada, no, così, per alleggerire un po' questo tema, ma sorvoliamo. Però il vino sì, è una passione, che cioè da passione è diventata un lavoro, un altro lavoro, esatto, che poi ovviamente è stato sviluppato in questo ultimo anno, perché ovviamente senza festival, senza viaggi, senza serate, senza una volta davvero fatto il lavoro in studio, ci siamo mi stai dicendo che c'è una pandemia che perdura da più di un anno e che ha colpito il nostro settore? Infatti l'intervento mio di stamattina era per raccontarvi questa cosa, che non so se avevate grazie, percepito. Però non hai, se non hai il cappellino corrente della Nike, quindi non so se lo puoi dire. Non ho il cappellino della Nike, questo, perdonatemi. No, figurati. Grazie, perdonatemi. Arriva un bel messaggio che è rivolto a te, un abbraccio da Giulio a Pony e tutti voi, quindi grazie. Giulio, papà della nostra, esatto, SMM, Giorgio, come si suol dire, la nostra social media manager. Ciao Giorgio. E quindi lo salutiamo, Giulio, che adesso è qua, lui ci ascoltava anche dall'Angola, pensa. Ma ieri mi ha telefonato. Vedi, ma infatti gli aveva detto chiamata, passa di qua, passa a salutare il Pony. Ma ci veramente vai da quei due pazzi, cioè voleva sincerarsi. Sì, esatto. E se hai bisogno chiama, mi ha detto. Esattamente. Allora adesso ci ascoltiamo un altro brano. Dimmi qualcosa in più su Work It. Work It adesso. Work It è una collaborazione fatta con le Puppini Sisters, grande trio sempre legato all'electro swing. Loro vantano collaborazioni da Bublé a mille altre. Alla Feel rockstar, Good, scusa. Alla Feel Good. E questa è una cover che abbiamo prodotto io e Marcella Puppini. Si chiama Work It, che è una cover di Work It, e quindi l'abbiamo riproposta in chiave swing, dubstep, breakbeat, curiosa. È stata bello, una bella avventura. Bello. È stata fatta a Londra nel 2017.
Una traccia di cui sono molto contento, e poi è stata una bellissima collaborazione con loro, perché sono ragazze splendide, le Pupini Sister. E poi Marcella è veramente una grande artista che saluto, purtroppo non ci ascolterà in questo momento. Ah, che, chi lo sa, magari chi lo sa, ma chi lo mando il podcast anche a lei. Esatto. Marcella sta scrivendo, non vi sto ascoltando. peccato. Ci contavamo, allora ce l'ascoltiamo. Questa work è it. Work It. Work It. Work It is a word that. Work it is a word that. Work it is a word that. Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your woman, it's a wine and the flip it. It's your woman, it's a wine and the flip it. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work it. It's your woman, it's a wine and the flip it. It's your woman, it's a wine and the flip it. I like to get to know you so I can show you. Put the whoopsie on you like I told you. Give me all your numbers so I can phone you. Girl, like I said, you can call me over. Let me hold the sofa. But before you come, make me say it'll fly. Do what you don't, do you will I want ya. Just go down, down, and eat it like a vulture. Ra-da-da-da, da-da-da-da-da. What's just good to say blah, blah, blah. Work it, I need a glass of water. Oh, it's good to know you. It's worth it, let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your woman, it's the wang, yeah. Tip it, tip it, it's your woman, it's the wang, yeah. Tip it, if you go to bed. Sempre connesso anche con il nostro gruppo, che è Good Morning Bra, lo ricordiamo, su Facebook, dove potete postare quello che volete. Iscrivetevi innanzitutto, infatti, potete iscrivervi e postare come ha fatto il nostro, chi se non lui, grandissimo Alessandro Monchiero. Saluti a Pony, qui filmato per chi lo vuole andare a consultare. Ma una tanto adesso glielo portiamo lì, dai, infatti fa l'aperitivo. In una performance sotto il vecchio e scalcagnato The Ore in legno di Miscia, ormai chiuso da anni, durante il primo aperitivo in col sol al caffè Boglione. Correva l'anno domini 2009. Penso, sono passati 1963. Esatto. Ciao Ale, grazie. Ciao Ale, a fra poco. Comunque si pone, come dicevi tu prima, è pazzesco, cioè non invecchia mai, ha la stessa età praticamente. Sarà la musica, sarà il vino, Evergreen. Non lo so. Ma in realtà io poi sono residente al Madame Tussauds. Ah, ecco. È per questo che in realtà uso sempre questa piccola gag per hai mantenere. Recitato anche in Cocoon, se non ricordo male. Sì, ero quello che si tuffava. Ho capito, per primo. Allora, esatto. Intanto sotto di noi stiamo utilizzando. Sotto di noi nemmeno una nuvola. Esatto. Stiamo utilizzando una base che dovresti riconoscere anche tu. Allora, sì, questa è una storiella carina. Allora, Casey Kay è una traccia nata un po' come tributo al mondo dei festival che io frequentavo esattamente. Ma la storiella è un po' un gioco di parole. Casey Kay è anche un tributo a Ken Casey, che era stato il fondatore del movimento del Magic Bus, che aveva un po' girato insieme a Timothy Leary negli anni 60 per la cultura hippie in tutta la California, quindi il Festival di Monterey, Woodstock, ed era questo Magic Bus che sì, ovviamente aveva, diciamo, un fine anche più ludico. Esatto. Esatto.
E quindi questa è stata un po' un'ispirazione. È stata un po' l'ispirazione, un viaggio un po' lisergico, psichedelico. Io mi sono sempre chiesto, quindi... no? L'autista del Magic Bus. Perché esatto. Sai, fin quando sei un passeggero te la puoi guardare. Ma in realtà ma era il traino, non ha, era un carrozzone. Cioè, i cavalli. Che cioè. I cavalli, esatto. Esatto. Va bene, va bene. Allora, torniamo un attimino sul disco nuovo. Titolo. Titolo. The Wizard of Coconut Funk. Wow, The Wizard, quindi io me lo farei ripetere per tutta la trasmissione il titolo, perché esatto. L'ha detto benissimo. Quindi 21 giugno Feel Good Production, The Wizard of Coconut Funk. No, ma non l'hai detto bene. No, assolutamente. Bra on the rock. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vi daremo notizie riguardo. Quindi Robby, noi abbiamo un onore inestimabile. Noi passiamo questa grande musica. E pensa che ci dà anche dei soldi. Questo non me l'avevi detto però, fuori adesso. Scusa, me l'ero persa. Perché anche lui non se lo ricordava. Sì, forse l'ho messa, è andato nello spam. Va bene, andiamo avanti, ci ascoltiamo. Guarda nello spam. I messaggi desiderati. Ci ascoltiamo ancora un brano, facciamo una piccola pausa perché abbiamo un attimino bisogno anche di depressurizzare, perché poi si avvicina all'ultima mezz'ora di programma e poi ci tocca andare a fare l'aperitivo con esatto. Guarda che fatica, è una fatica incredibile questa vita. Cosa pazzesco. Ascoltiamo? Lascia pure andare questa. Vai. Queste le fai tutte nella cameretta. Bedroom rockers. Bello, come si dice questa cosa. Sì, in cameretta, poi vabbè, le brutte. Poi ma c'hai tutto... ancora la coperta di Winnie Pooh, quelle cose lì in cameretta. Sì. Sì. Allora. Sono passato a Peppa Pig. Sotto l'evoluzione. Sono evoluto giusto, un po'. Giusto. Allora io direi che possiamo ascoltarne ancora una prima della pausa. Possiamo ascoltarne ancora una? Dai, direi di sì. Dimmi qualcosa in più sul prossimo brano. Allora, il prossimo brano, collaborazione nata con un duo rap di San Francisco, California. San Diego. Uno è San Francisco, uno San Diego. Si chiamano Vocab Company. Ed è un po' una storia nata dall'idea di un testo che ci siamo scambiati, che è Hold On To Your Money. Sono molto curioso. Quindi bluesy, hip hop, San Francisco, San Diego. Che figata, ragazzi. London. Ascoltiamo. Of the world when it's all back, wait for the call back. Yeah, got it. Bonus checks come, I'ma keep it in my closet. Hold on to that money like a comet. It's burning up my hands, but I'm trying to stay honest. And I don't wanna listen to a long explanation of the things that I'm missing. I got just what I need. Fridge full of meat and a garden full of weed. That's okay. Yo, you vegan? Got enough green on my farm to feed a legion. Man, I got an army full of charming motherfuckers saving money like his name was Private Ryan. Private with a
a start keeping pride like a line. Buying up on time like we trying to survive. All that brimstone and fire type of vibe. Then we coming like, hey. Coming from out of the sticks, like how can I miss? My money is big, this ain't a joke. Still hope like I'm out of this face. Don't mock me, young Rocky. Smart wears like a horse jockey. Finish line, sliding through like a floor hockey. Short choppy, warm bodies, I'm a North Bali. Cool drinks, kitchen sink, get some warm sake. Fuckers, yeah, I'm trying to get paid. A part of me craves attention, but it's more like shit. We'll stay in the cup, laid up, about to blow the grenade. Be crushed, dumb luck, got me feeling some way. Get out. Posando la puntina sui solchi, il vinile ti obbliga al rispetto per la musica. E di fatto, l'unico modo per possedere fisicamente la musica è quello di comprare dischi in vinile. Ed è una cosa bellissima. Vinyl Store, a Bra, in corso Garibaldi 64. E dai però, la puntina! Questa canzone vi è offerta da Gioielleria Principe, a Bra, in via Principi di Piemonte 3. Mama.
la mitica Patti Smith, che quando non va a ritirare i premi al posto di Bob Dylan fa anche dei pezzi, fa anche dei brani fantastici, abbastanza belli anche. Sì, anche abbastanza bravina, bravina. Perché Bob è un po' scontroso, soprattutto quando lo chiamano da Stoccolma, lui non li sopporta. Strano, perché lui è sempre uno disponibile, di buon umore, un carattere da buon tempore, a personcina, ragazzi, personcina a modo. Ragazzi, ho due messaggi molto importanti. Se quello che mi mette, occhio. Il primo è di Mula, che saluta il fratello Pony e aspetta un vinile. Anche ciao lui. Mula. Bene, sì. Allora sono già il quinto è tuo, ma andrà all'asta, quindi ti faccio sapere. Devi fare un'offerta. Esatto. Il secondo messaggio invece è arrivato da Alessandro Monchiero, perché incredibilmente, attenzione, cari amici ascoltatori, venerdì sera, allora, ci sarà. Scusa, questo è uno scoop. No? Non dirlo subito, scoop, perché va un attimo fermentata la cosa. Sì. È una cosa che possiamo dire solo noi, quindi è un'esclusiva. Sì, venerdì sera, ragazzi, tutti in Arena Boglione per un DJ set di Pony, organizzato adesso da noi, sì, dove ci sarà all'interno. Ingresso faremo il tampone, ovviamente. Ale ha i tamponi? Sì, Ale, li fa lui direttamente. Fa lui direttamente, poi Enrico dietro fa l'analisi. Scrive tutto quanto. Esatto, esattamente. Prende i nomi e i numeri di telefono. Mi raccomando, iniziate a prenotare adesso, visto che il Boglione adesso è appena aperto per il pranzo. Sì. Andate a fare pranzo al Caffè Boglione. Intanto prenotate il posto per il tampone e il relativo DJ set, che si chiamerà proprio tampone DJ set. Tampone DJ set. Anzi, tampone. Per essere un po' più esotici. Tampa One Night, che fa sempre figo. Quindi state sintonizzati sulle nostre frequenze virtuali per avere novità riguardo questo evento incredibile. Ma dove trovate una radio che vi dà queste notizie fresche? Esatto. Proprio costa 400 euro. A proposito di fresco, Ale, visto che sei all'ascolto, due bollicine in frigo che tra un 20 minuti arriviamo. Siamo lì per arrivare. Esatto. Abbiamo dimenticato di dire che c'è un biglietto d'ingresso per il DJ se costa 400 euro, che è l'equivalente della multa, ovviamente. Esatto, che dovremmo pagare. Pensate, vi danno un verbale su carta di riso. No, però scusa, pergamena. Ragazzi, alla fine, se dividiamo la multa, chi se ne frega? Facciamo la festa. In no? Effetti. Dividiamoci la multa. Ma certo, sì, ma certo, sì. Certo. Divertiamo. Dividiamo anche poi la cella. Senti, senti, Pony, ma tu ogni tanto lo dici, robe da matti. Robe da matti. Oh, vedi? Robe da matti. L'ha detto anche lui. Abbiamo un altro esponente del Robe da matti. Del Robe da matti. Esatto. Ricordate che Alexa, se volete una maglietta potete andare da Level 11 la trovate. Tu l'hai mai conosciuto, Billy? Chiedo scusa, se volete la nostra maglietta venite da noi. Esatto, no. Bravo. Billy, non lo conosci, Billy B? No. Billy Ballo, figlio di Paolo Berlusconi, nonché nipote di Silvio, mi consenta. Beh, allora parliamo di Billy, mi consenta. Sì, Billy mi consenta. Perché parliamo di lui? Perché la fabbrica degli avatar, i Goodie si chiama, fondata proprio da Billy Berlusconi, BB per gli amici, figlio di Paolo e nipote di Silvio, apre al pubblico a Milano e a Torino con due showroom rispettivamente in via Gaetano Negri 4 e presso il multistore Green Pea a Lingotto, il multistore made by Farinetti, ovviamente, nel capoluogo piemontese. In pratica, come funziona? Chiunque potrà fare la scansione digitale del proprio corpo e ottenere in cambio il proprio smart body, cioè un avatar fotorealistico corredato da misure fisiche. Pensa i thailandesi, sì, che fanno, no, 9,43 ragazzi, 9,43 è la lunghezza media del pene dei thailandesi. Sì, è una cosa che va detta. Mi sembrava giusto perché comunque abbiamo altri dati, ma tipo, possiamo dire quella più alta in Italia. Come siamo messi? In Italia non siamo messi così male, perché comunque siamo a 15, a 15 più o meno. Aspetta, 15. Aspetta che non trovo più. 15? 15. Sì, allora, 15,74 in quasi Italia. 16, 15, cioè, quasi 16. Ragazzi, 15,74. Al calibro 15,74 è preciso, Sì, 15,74. Cioè, Pony, cioè, non è che tu, cioè, per chi ci hai presi? No, ma anche la notizia ragazzi, è stampata su un giornale. Su carta, eh? Perché non voglio. È Focus DR di questo mese, quindi non è una roba che ho inventato io, ci mancherebbe altro. Focus, come dicevi ieri, fa pensare perché fa pensare, fa riflettere alla fine, no? Io penso che la carta stampata possa ancora avere, in questo momento storico un po' particolare, più valenza di quello che si scrive sul web, perché comunque qua c'è qualcuno che si è preso la briga di scrivere, appende, c'è il calamaio, uno che ha controllato, insomma. Comunque io posso citare chi è che ha scritto sta stronzata nel caso. E 17,93 è invece il dato del Congo. Ah beh, in Congo 17,93 è un dato medio. Bingo questo. Bango bongo, io vengo dal Congo. Esatto. Dato medio vuol dire che ce n'è uno di 35 e uno di 12. Però comunque nel mezzo c'è un bel 17,93. Andiamo con ancora una canzone, perché si sono fatte, mancano 12 minuti circa alla fine di questa puntata di Good Morning Bra, prima puntata settimanale, e allora ci andiamo ad ascoltare. Lo chiuderei questo
questa rubrichetta con notizie del pazzo. Esatto. Con il simbolo della pace te li ho comprati io d'estate al mercatino dei freak. Non mi hai nemmeno detto grazie, ma ti sei fermata lì a ballare. Dimmi dell'India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola? Facciamo dopo il diploma, magari si è meglio, ma intanto mi fermo un po' qui. Tiriamo fuori tutti i tuoi CD, ok, so già che metterai sui DOS. No, metti il bolero, spiega il movimento, il pensiero, il sesso. Oi, oi, come ti arrabbi se il filo non ti va bene per fare delle collanine? Ma mi è venuta un'idea, potrei provare adesso io a infilarmi dentro a tutte le berline. Gli anni 70 avrei lasciato tutto per seguire un corso di campana tibetana con il mio cane e la maca, dormendo sospeso a due stelle nel cielo. Ma qui trovami un posto per rifarlo qui, in un recinto chiuso non ci sto. No, né con la destra, ma nemmeno col PC. Che bestia, che bestia. Scusami se parlo male, lo sai che io non sono fine, ma parlo come mi viene, libero da ogni chiave, via i lucchetti e le catene. Sì, come in India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola? Stasera dormi da sola, magari si è meglio, ma intanto mi fermo un po' qui. Tiriamo fuori tutti i tuoi CD, ok, so già che metterai sui DOS. No, metti il bolero, spiega il movimento, il pensiero, il sesso. Dormendo sospesi a due stelle nel cielo, ma qui troviamo un posto per rifarlo qui, in un recinto chiuso non ci sto. Metti il bolero, slega il movimento, col sesso sto attento. La nascita di Radio Bra on the Rocks, un grande saluto da Samuele Bersani. Ciao. Grazie, ciao, evviva. Questa non era, ormai la nascita è riferita due anni fa, ma l'abbiamo registrata a Collisione. Si diceva fuori onda, siamo tutti concordi nel dire noi tre, ma non credo, solo noi tre. Un grandissimo personaggio della musica italiana. Poi lui è stra simpatico. Sì, no, veramente una bellissima persona. Che fa morire dal ridere, autore, sì. Cioè uno dei, un poeta, poeta. Tutti gli effetti, veramente, uno a tutti gli effetti. Autori. Siamo giunti all'ultimo intervento di questo martedì 4 maggio 2021 e lo facciamo con un paio di messaggi che sono ancora arrivati al nostro numero. Certamente ci scrive Manchi, che insomma siamo sempre contenti di sentire. Grande Pony, stupende serate con i suoi DJ set. Eh beh, come non essere d'accordo, come non essere d'accordo. Pony, ti ricordo chi è Manchi, probabilmente l'avrai visto al basso in qualche serata in cui io mettevo musica, lui suonava al basso. Pensavo al bar. Anche al bar. Però ragazzi, qua si sta vivendo un... Volevo prendere la parola un attimo per farvi un sacco di complimenti comunque. Oh, ma per come siamo vestiti? Intanto, sicuramente. E poi anche per questa iniziativa, per il progetto Radio Bra on the Rocks. Mi fa molto piacere essere stato ospite questa mattina, sperando, insomma, torneremo sicuramente il 21 di giugno. Poi magari ci inventiamo qualche cosina, ci abbiamo un paio di DJ set in ballo in esclusiva per la radio. Assolutamente. Di sì.
però bravi, 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 perché avete fatto una cosa veramente, sì, veramente bella. Sì, detto ciò, l'aperitivo lo paghi tu, eh. Lo paga Monchiero l'aperitivo. Però hai registrato che questo qua, poi glielo facciamo risentire. Registra anche che lo paga Monchiero. Okay. Grazie. Vabbè, allora, prima di salutarvi, è un onore per noi averti qua ospite. Assolutamente sì. Vero, però piacere. Prima di salutarvi e di annunciare anche quello che succederà nel pomeriggio di Radio Brown the Rocks, vi devo dire che non è reato rincorrere una gallina nella proprietà di un vicino. Eh no. È quello che è successo a Villanova Mondovì, dove il protagonista di questa curiosa vicenda, questo 63enne denunciato per violazione di domicilio, capisci poi, è stato assolto. Diamo notizia di un certo rilievo. Capisci? Lanza trema. Cioè, se te scappa di fronte a questo. Vero? Cioè, lanza trema. Se te scappa una gallina, puoi rincorrere, no, puoi rincorrere anche uno, scavalcare la proprietà del vicino. Pensa che uno si fa il problema. Adesso, avendo ascoltato la nostra trasmissione, cioè, dice no, la posso rincorrere senza incorrere. Sì, no, poi, ma il famoso detto I know my chicken. Cioè, essendo io titolare, esatto, della gallina. Allora, siamo giunti alla fine. Alle 17 quest'oggi torna il nostro Marco Rock con Casa Rock. Alle 18 andremo avanti fino alle 19 con Chi si trova parla. Alle 20 la nostra Simona con Rock Inside. E alle 21 Just Speak, scusate, con Sara e Luca. Alle 23, come al solito, la buonanotte insieme a Night Calling. E noi ci risentiamo domani mattina come al solito per il nostro esaurimento mattutino, che dura dalle 10 a mezzogiorno. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie Pony, grazie a voi ragazzi, un grande onore averti avuto qua. Grazie dell'ospitata, Feel Good Production in that area. Grazie Pony. Ciao. Vi salutiamo con questo altrettanto stupendo Good brano vibes only dei Dire Straits. Questo è Saltano Swing. Buon pomeriggio e noi ci andiamo a fare l'aperitivo al Boglione adesso, e vai Bollicine Time. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside, but you don't see too many. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Una trasmissione destinata a rimanere famosa. Brown the Rocks. Join the club.